Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archibrage qui in questo commentary. Oggi sono qui con un tutorial sulla mappa The Giant, su come ottenere più di 4 bonus e come ottenere i bonus Stamina Up e Deadshot Daikiri. E diciamo che ci sono due metodi per fare appunto questa cosa di ottenere più bonus o appunto il Deadshot e la Stamina Up. Innanzitutto, se vi teletrasportate molto spesso, soprattutto ai primi round, spawnano bonus casuali e potrebbe spawnarvi una bottiglietta. Se già avete 4 bonus, questa bottiglietta vi darà un quinto bonus casuale, che potrebbe essere la Stamina Up, il Deadshot Daikiri, o magari un bonus che vi manca, perciò magari il Mool Kick se non l'avete comprato, o addirittura un quarto revive, che è una cosa molto molto strana, però è possibile, a me è capitato. Se invece volete andare, diciamo così, sul sicuro, quello che dovete fare è questo: collegare i tre teletrasporti. Per chi non lo sapesse, magari per chi non ha mai giocato The Giant, basta cliccare il tasto azione, quindi X o quadrato, sul teletrasporto che dovete collegare e poi di nuovo sul teletrasporto iniziale, quello nella prima stanza. Questo per tutti e tre i teletrasporti, perciò quello dietro la corrente, quello a sinistra nella vecchia stanza dell'MP40 e quello sopra la vecchia stanza del Thompson. Una volta collegati tutti e tre questi teletrasporti, potrete anche utilizzare il pack-a-punch. Però a noi interessa per il passaggio successivo. Dovremo ottenere dalla cassa le scimmiette esplosive. Queste scimmiette sono, diciamo, abbastanza rare, però le trovate abbastanza velocemente. Certe volte ci mettete davvero molto tempo, perciò sperate nella fortuna. Dopodiché dovrete buttare una scimmia per teletrasporto e poi teletrasportarvi dentro, perciò lanciate la scimmia, poi utilizzate il teletrasporto. Per vedere se ciò ha funzionato basterà guardare sul pannello a destra. Se sarà accesa una luce verde vuol dire che avrà funzionato. Dovete ovviamente ripetere lo stesso passaggio sugli altri teletrasporti. L'ordine è indifferente, perciò fate come preferite. L'importante è appunto controllare il pannello alla vostra destra e vedere se la luce si è accesa. Una volta che l'avrete fatto su tutti e tre i teletrasporti, tutte e tre le luci saranno accese e il bottone rosso potrà essere premuto, perciò come al solito tasto azione X o quadrato e perciò vedrete due laser colpire la scritta di The Rise. Il laser di sinistra vi indicherà dove si trova appunto il vostro distributore di bibite, che sarà casuale, quindi potrà capitarvi o la Stamina Up, come nel mio caso, o il Deadshot Daikiri. L'unico modo per ottenerli tutte e due è col metodo che prima vi ho detto, perciò con i teletrasporti sperare in una bottiglietta. Sinceramente trovo questi due bonus molto molto utili. La Stamina Up vi permette di correre l'intera mappa con una sola corsa senza mai fermarvi, e il Deadshot, soprattutto se utilizzate tecniche di camping o qualcosa del genere, è veramente veramente utile. È anche molto più potente rispetto a quello di Black Ops 1 perché vi dà una specie di aimbot in testa, ancora più assurda, che la mira assistita in questo gioco è allucinante, e penso aumenti anche il danno in testa, perché mi sembra che quando sparavo in testa col Deadshot mi sembrava di shottare in una maniera veramente veramente assurda. Beh ragazzi, questo era un tutorial su come ottenere più bonus nella mappa The Giant. Trovo veramente molto comoda perché essendo una mappa vecchia queste nuove meccaniche sono abbastanza interessanti. C'è anche qualcosina in più che vi porterò nei prossimi giorni riguardo a questa mappa, ma per adesso godetevi questo. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, alla!